Grazie Presidente, spetta a me dire perché sì al rinvio in Commissione. Noi abbiamo provato a fare un lavoro comune in Commissione, ci abbiamo provato sul serio, abbiamo portato le nostre proposte, abbiamo chiesto, abbiamo proposto che i parlamentari italiani si abbiano lo stesso trattamento dei colleghi europei, meno soldi e più servizi. Abbiamo provato a ragionare col Movimento 5 Stelle. Lo abbiamo fatto con la volontà di arrivare fino in fondo, ma no. Allora non interessava venire in aula per una legge che mettesse a posto, mettesse ordine, tagliasse i costi. No, allora interessava in aula per venire con una proposta che ci dicesse semplicemente che lo stipendio dei parlamentari... Colleghi, per favore, per favore. Presidente, mi interromperanno spesso, non si preoccupi, io vado avanti. Va bene, consideri prego. Così. Ma non dipende da chi sta parlando, no, la mia funzione è applicare il regolamento. Prego Rosato. La ringrazio. Allora interessava venire in aula per dire che un parlamentare dovesse prendere la metà di quanto prendeva di consulenza la Muraro. Questo era il metro di misura, la metà della Muraro. Questo deve prendere un parlamentare, è il loro metro di misura. Non interessava il resto, noi invece siamo venuti qui. Abbiamo cercato di costruire un merito su questa vicenda e lo facciamo con una credibilità. Lo facciamo con la credibilità di chi ha cancellato 468 milioni all'anno di rimborsi pubblici ai partiti. Noi li abbiamo cancellati. 468 milioni di rimborsi all'anno erano nel 2002. Siamo la credibilità di chi ha cancellato in questi anni 300 milioni di euro di costi alla Camera dei Deputati. Noi abbiamo fatto, voi vi astenevate in ufficio di presidenza, noi abbiamo lavorato per tagliare i costi della politica. Ma perché? Ma perché siamo qui e voi non volete discutere veramente questa proposta? Colleghi, per favore, colleghi, per favore. A voi fa comodo. A voi fa comodo questo sistema. Fa comodo per due motivi. Intanto perché quando le cose non funzionano, quando le cose sono quando si può urlare, a voi fa comodo. E questo consente a voi di urlare, di lanciare sempre più su. E poi perché questo sistema, nell'opacità, guardi Presidente, è un sistema... Alla fine i parlamentari del Partito Democratico prendono la stessa paga che prendete voi. Glielo dimostro, guardi. Presidente, uso il suo ma con grande rispetto. Lei nel gennaio ha ricevuto netti 12.680 euro, a febbraio 10.011, a marzo 9.783, ad aprile 12.564 e così avanti. Colleghi, ogni parlamentare del Partito Democratico con una detrazione, con un rimborso di 1.000, 2.000, 3.000 euro, ogni parlamentare che è qui e non solo qui, anche nei banchi di altri gruppi, versano 1.000, 2.000, 3.000, almeno 4.000 euro al mese per mantenere i partiti, che sono uno strumento previsto dall'articolo 49 della Costituzione. E lo facciamo con orgoglio, non è che lo facciamo nascondendoci. E io con orgoglio dico che noi i partiti li difendiamo sotto questo punto di vista anche con le risorse economiche. Voi invece questi soldi qui non mantenete i partiti, fate altro, e noi cosa fate non lo sappiamo. Ma poi perché ora in calendario? Perché adesso in calendario? Adesso in calendario? Perché per favore colleghi, per favore. Di poter motivare il no al referendum costituzionale. Noi, in coerenza con quanto abbiamo detto, 1979, Nil De Iotti, 1.000 parlamentari sono troppi, noi li vogliamo ridurre. Noi li vogliamo ridurre, voi volete tagliargli la paga ai senatori, noi li cancelliamo, è una differenza di sostanza e non c'è demagogia, non c'è demagogia, c'è rendere il nostro sistema più efficiente prima che più economico, più efficiente perché le istituzioni devono essere efficienti e noi l'efficienza la chiediamo e la vogliamo. Abbiamo un ospite importante, abbiamo adattato la nostra agenda a quella di Beppe Grillo oggi. Io gli pregherei, Beppe Grillo, dopo di andare non solo qui, ma anche in un altro colle, qui vicino a Roma, a parlare di auto blu, di consulenze, di tagli di costi inutili, perché altrimenti qui non si può solo fare l'opposizione, bisogna anche saper governare ed essere onesti con i propri elettori, dicendo che cosa bisogna fare con i costi quando si compete. Però Presidente, voglio chiudere. Ha esaurito il tempo. Di tempo e lo uso per ha esaurito il tempo. Guardate Presidente,
La politica richiede, la politica ha bisogno di ritornare a avere credibilità. Concluda. Sì, Presidente, ha bisogno, mi hanno interrotto per più di 2 minuti. Sì, sì, prego, è già fuori tempo. La politica ha bisogno di credibilità. E la politica non ritrova la credibilità. Colleghi, per favore! E la politica non ritrova credibilità dicendo che prende meno soldi, puntando allo zero, perché quello è l'obiettivo. La politica torna grazie a essere credibile quando diventa efficiente, Presidente. Grazie. Noi qui siamo a rendere efficiente la politica in questo Paese, con la coscienza pulita e con la voglia di dare una dimostrazione che questo Paese può cambiare sul grazie serio.